Una giornata scientifica dedicata alle infezioni post-operatorie è stata ospitata dal Centro Chirurgico Toscano. Il convegno aveva l'obiettivo di approfondire le cause e se queste siano imputabili alla mala sanità oppure alle complicanze post-operatorie. Le infezioni che una persona prende in ospedale da ricoverato sono diventate il problema numero uno della sanità, non diciamo mondiale, ma del mondo occidentale senz'altro. Gli antibiotici che conosciamo sono diventati quasi inefficaci nei confronti delle infezioni più pericolose e quindi tutti gli sforzi oggi devono essere rivolti a non far infettare il paziente. Quando però, purtroppo è inevitabile che qualcuno si prenda un'infezione, si tratta di capire, ma è colpa del medico, dell'infermiere, dell'ospedale che non sono stati attenti alle regole di igiene e alla giusta profilassi antibiotica, eccetera, oppure è una, come si usa dire, fatalità? A oggi la giustizia ritiene che se c'è un'infezione è comunque colpa dell'ospedale. Sarà vero nella maggior parte dei casi, non può essere vero in tutti i casi. Bene, oggi cerchiamo di capire quali sono i casi in cui l'ospedale è innocente. Il workshop ha visto la presenza di un autentico parterre de rois, con relatori provenienti da tutta Italia, tra questi il giudice della Corte di Cassazione, Giacomo Travaglino. Sì, io devo ringraziare il dottor Giacomo Travaglino, che non è medico, è il presidente della terza sezione della Cassazione, che è quella che si occupa di materia sanitaria, l'avvocato Andrea Codrino, che fa parte di uno studio milanese, forse il più famoso in questo settore in Italia, e tutti gli altri relatori, tra cui i nostri amici e concittadini, il dottor Tacconi, ne cito uno su tutti, come è noto, direttore delle malattie infettive del nostro ospedale, cioè insomma un parterre di ospiti e di amici veramente, ma veramente qualificatissimo. Ma un tema delicato, oggi la sua presenza qua ad Arezzo per parlare appunto di questo, è un tema che insomma interessa tanto anche la giustizia. Interessa, credo, un po' tutti, soprattutto i cittadini che sono insieme gli utenti della giustizia e della sanità. In realtà il dialogo è la strada migliore per trovare non soluzioni semplicistiche o magiche, perché non esistono, perché viviamo un tempo complicato, non soltanto per il Covid, però come sempre un dialogo pazienti-medici. Medici, magistrati, per capire che cosa fa qualcuno che è altro da noi, cioè un giudice dietro una scrivania e giudica su quelle che sono le prove cartacee. Un medico è quello che è in sala operatoria e insomma vive la carne e il sangue del rapporto sanitario. Ecco, un dialogo può essere un buon inizio. Ma la pandemia ci ha, diciamo, insegnato a dialogare meglio, secondo lei? Guardi, io mi auguravo di sì. Poi capita la mattina di leggere le rassegne stampe e i titoli dei giornali e in realtà cadono un po' le braccia. Insomma, l'importante è provarci, convincere quante più persone possibili che insomma, il dialogo, la solidarietà, la comprensione sono strade più semplici, no? Che la polemica, la contrapposizione, le violenze verbali, che non servono a nessuno e non portano da nessuna parte. Oggi noi abbiamo raggiunto nel contrasto alle malattie correlate all'assistenza, quindi alle infezioni ospedaliere, il massimo grado di prevedibilità e di evitabilità. Abbiamo delle procedure ormai in Toscana diffuse e in strutture come queste assolutamente praticate e certificate che dovrebbero eliminare il rischio. Abbiamo visto invece che il rischio, come si sa, è ineliminabile. Il rischio zero in ambito infettivologico, purtroppo lo vediamo anche qua. Chissà quanto tempo dovremo convivere con questo virus. Quindi malattie infettive, il rischio zero non esiste. Allora, se la struttura, se gli operatori e gli esercenti delle professioni sanitarie fanno tutto quello che la scienza mette a loro disposizione e la tecnologia mette a disposizione, perché devono essere responsabili di accadimenti inevitabili? È su questo che ci stiamo interrogando. D'altra parte, però, è giusto dire che chi si affida a una struttura deve avere una tutela. Io penso che la soluzione non sarà di tipo giudiziario o giurisprudenziale, ma ci vorrà una normativa che preveda un sistema di indennizzi, così come per esempio per le trasfusioni di sangue.